Buongiorno a tutti e buon sabato, buon fine settimana e che tutto sia sempre bello per voi, anche se le cose non sembrano che sono belle. Oggi, così, questo caffè di quest'ora è un caffè che parlerà di qualcosa che tutti pensano di conoscere, di tutti, cioè, ossia i 10 comandamenti. Ma nessuno li conosce veramente se non nell'accezione religiosa. Mentre tutto questo ha qualcosa di molto, molto, molto profondo e molto differente, molto particolare. Purtroppo le religioni cadono quando i loro interpreti non sono più all'altezza e oggi assistiamo a una caduta a picco dei suoi interpreti delle religioni, per esempio cristiana. Beh, le motivazioni possono essere diverse. Una tra tutte è quella che si vuole completamente spalmare due religioni in uno, ossia quella islamica e quella cristiana, con diciamo, la direzione della religione ebraica più all'interno in Europa. Ma questo fa parte di un programma che già da tanto tempo che stanno tentando di attuare, no? È quello che si sa della riunione di tutta l'Europa, compreso il bacino mediterraneo, di conseguenza anche le controparti islamiche, per questo che si favorisce innanzitutto la diciamo, rilocalizzazione indiscriminata, no? Che stiamo assistendo. Però andiamo oltre. Bene, una cosa molto importante sono i 10 comandamenti, no? Comandamenti che poi, diciamo, il termine stesso, comandi, no? Sono stati intesi come di qualcuno che ci comanda, quindi che dobbiamo assolutamente ascoltare. Questo certamente è valido per le menti semplici, le menti che non hanno quella capacità di elevarsi a livello di comprensione maggiore, per esempio, data dalla scienza sia cabalistica sia dalla scienza anche cabalistica pitagorica, quindi non solo, diciamo, cristiana, cioè ebraica, ebraico-cristiana, e anche da coloro che non, cioè che non sono dentro la conoscenza sacra del numero. Ecco, da qui entriamo direttamente al collegamento con la scuola pitagorica, che sommamente italica. Tra l'altro vorrei dire una cosa. Perché tutti vanno a studiare, no? E si esalta e si parla di scuole e filiazioni inglesi, tipo Golden Dawn, Rosa Croce, cose varie, oppure francesi, martinismo, scuola cabalistica dell'Ordine della Rosa e Croce d'Oro, oppure tedeschi, eccetera, eccetera. Ma ci si dimentica una cosa essenziale, che sia Bulwer Lytton, che alla fine ha dato e anche prima ha l'impronta alla Golden Dawn, quindi facendola fondare, sia Eliphas Levi furono iniziati a Napoli, furono iniziati dal grande maestro dell'epoca, iniziatore anche di Lebano e di Izard, che erano i maestri poi del Kremers, Domenico Bocchini. Quindi tutto quello che si pensa che sia di tradizione anglosassone, francese, non lo è proprio. A partire dalla magia alta e osiridea, la magia isiaca, l'alchimia di un certo tipo, sia sessuale, sia mentale, sia mentale, io la guardo poco, però sia mentale, sia fisica, proprio anche a livello di lavorazione. Quindi volevo dire a tutti coloro che sono
con lo sguardo sempre a queste cose, no? E si pensa che tutto questo, no? Io leggo nei libri, la luce è venuta dalla Golden Dawn nel 1800, così e così, no? La luce viene da Napoli, viene dalla scuola napoletana, che era la più grande all'epoca, e è rimasta in altra maniera e che ha iniziato tutto. Quindi, voglio dire, questo lo dico per coloro che mi scrivono, ma la tradizione italica come mai è sparita? Non è sparita, semplicemente ha iniziato delle persone che poi tornando nella loro terra, in Inghilterra e in Francia, hanno improntato, no, il Fastlane, è stato iniziato da Domenico Bocchini. Marvel Litton anche altri, Avalok Ellis, il barone Spedalieri, cioè tutti i personaggi che fu iniziato però dagli Faslevi, quindi venivano dall'Italia. Guardate che anche i Templari non sono francesi, è importante dire queste cose, perché chi li fondò veniva da vicino a Napoli, Pagani, Hugo de Payenne era Ugo di Pagani, quindi fu parte di molte persone del nord Europa di appropriarsi, no? Come fece Napoleone, portandosi via tutta la roba e dice tenda lì è nostra, no? Fa parte dei popoli rapaci del nord Europa che non sono capaci neanche a costruirsi, a farsi una pasta asciutta e farla buona senza metterci stupidaggini. Appropriarsi delle cose migliori che in Italia sono sempre state fatte, perché l'Italia è genio puro. Ma sei proprio così fiero di essere italiano? E come? Non è nessun problema, voglio dire. Quindi attenzione, cari miei che ascoltate, sentitevi orgogliosi. Io sono stato iniziato nelle catacombe di San Gennaro a Napoli come vennero iniziati in quelle catacombe sia Bauer Litton che l'altro Faslevi e tanti altri, quindi vengo da quella strada, che poi sì, ho visto anche altre cose, ma come ho detto non ho mai incontrato un maestro più alto di quello che io ho avuto e conosciuto nell'ordine Ammoni, nella scienza Ammoni, diciamo così, di coordine, tanto per dire. Sono tutte, quando leggo i rituali dei vari rituali, fratellanze e cose, sono cose da scuola elementare, scuola media, prima, seconda, liceo, non si va oltre, non si va. Quindi mi spiace, però era giusto dirlo e far capire la scuola Ammonia da dove deriva. È molto, molto, molto antica e ha dato e informato tutto, non per niente. Il nostro motto da sempre è da noi tutto proviene, a noi tutto ritornerà. Tutte le varie filiazioni, le varie correnti, le varie pratiche, le varie conoscenze derivano da lì. Informatevi, no? Cioè non è che le cose nascono così, anche Rosa Croce così importanti della Germania che si pensa che sono nati là, non sono nati là. La base della Rosa Croce era ad Ancona, figuratevi, se è nata in Germania. Dopo si sono trasferiti perché i barbari vengono dal nord e sono rapaci, e se non sei capace a farti un tavolo per mangiare posate di metallo perché bevi la birra nel corno oppure bevi la birra o quello che sia, o mangi con le mani e cose varie, è chiaro, entri in contatto con una civiltà molto superiore, ne rubi le cose e dici che sono tue. Ok? Era importante questo, si offenda chi vuole, se ne vada. La verità è questa, va detta.
quindi io discendo da quella linea lì. La mia discendenza è purissima da quella linea lì. Domenico Bocchini, Giustiniano Lebano, Izar, Kremers, ma c'era il mio maestro che aveva come suo maestro un maestro nato nel 1800 che era stato allievo stesso di questi che ho detto e non di Kremers, ma di un amico del Kremers. Quindi ciò che dico è la realtà, tutto viene da noi, tutto viene, a noi tutto ritornerà. Attenzione, non metto in mezzo la Miriam, cose varie, non mi interessa, non, per quanto ne abbia i gradi, le cose, non mi interessa, parlo di cose, neanche l'ordine Osiride, io parlo della scienza ammonio, dell'ordine ammonio, che è diverso, attenzione, no, quindi non sto attaccando nessuno, è diverso, ordine Osiride mistico, e tutte le varie cose, quindi però era importante fare questa cosa perché quando venni cooptato dalla scienza ammonia, che prendevano quelli che reputavano i migliori, mi vennero dati i 10 comandamenti. Dissi: caspita, sto per diventare prete, no? Perché me li avevano insegnati quando ero a catechismo. Mi dissero: leggili, studiali, dici che cosa pensi. Mi diedero però i 10 comandamenti, non quelli nella descrizione dell'ebraismo, ma quelli che poi sono stati resi così come li conosciamo dal cattolicesimo, no? La tradizione cattolica. Ricordo che nella Chiesa, la tradizione cattolica e cristiana, esiste tutta l'alchimia e la magia rituale e trasmutatoria, finché non la distruggono, però ripeto, nei simboli e lì, nel movimento di lavoro, nella ritualità e in tutto. Volevo dire un'altra cosa. Cioè, ciò che io dico, che siamo la base di tutto, che poi si è manifestato all'esterno, è facile perché tutte le spiegazioni dei cosiddetti misteri che ci sono in quegli ordini, che non si sa da dove sono venuti, se studiate un pochino più a fondo la tradizione nostra, li trovate. Boh, questo lo dico per gli studiosi. Per gli altri non mi interessa, l'importante è che sappiate e siate orgogliosi di sapere questa cosa, perché da noi tutto proviene, a noi tutto ritornerà. Io sto provando a rifare questo con la OP all'esterno. Va bene, parliamo questo. I 10 comandamenti, io dissi: ma come i 10 comandamenti? E allora li fecero studiare, lessi, e poi mi venne data una tabella. Questa tabella c'era, che ancora posseggo, c'era la teoria e la pratica. Eh sì, la teoria e la pratica. Come ben si sa, io do poca teoria e faccio fare molta pratica, però lì, ai miei tempi, la teoria dovevi sapere, perché altrimenti non potevi. Io, 18enne, ero insieme con tutta questa gente di un certo tipo, avevo 18 anni, dovevo veramente darmi da fare, perché erano tutti dai 40 anni, 50 anni in su. E nel centro Italia, quando ci si riuniva, che mi chiamavano così. Quindi era dura. Allora dovevo sapere molta teoria, per cosa che non richiedo a chi oggi come oggi deve fare una certa strada, perché magari dopo. Perché è molto importante, come dico, praticare senza credere, praticare e basta. Leggiamo i 10 comandamenti, come sono da tradizione cattolica. Io sono il Signore tuo Dio. Non avere altri dei di fronte a me. Non ti farai idolo né immagine. Non ti prostrerai davanti a quelle cose. Non pronunciare invano il nome del Signore tuo Dio.
osserva il giorno di sabato per santificarlo, per poi trasformato in ricordati di santificare le feste. Onora tuo padre e tua madre. Non uccidere. Non commettere adulterio, poi trasformato in non commettere atti impuri, il che è un po' sbagliato da un lato, perché adulterio, che viene legato con il sesso, adulterio invece è diverso, lo vedremo. Comunque anche atti impuri può essere un po' preso. Non rubare. Non pronunciare falsa testimonianza contro il tuo prossimo. Non desiderare la moglie del tuo prossimo. Ma questo chiaramente vale anche, no? Si dice per le donne, non desiderare il marito del tuo prossimo. Però la moglie, c'è un motivo. Non è sessismo, c'è un motivo che lo vedremo. Non desiderare la casa del tuo prossimo, né alcuna cosa che sono del tuo prossimo. Allora, sono 10. Così come sono, vanno bene per le persone semplici, normali, che devono essere un pochino addomesticate, se vogliamo, nella loro selvaticità, resi cittadini, resi capaci di vivere civilmente, no? Non attaccando i beni altrui, cosa che però l'elite fa, non volendo le donne altrui, cosa che l'elite fa, non rubando, cosa che l'elite fa, non uccidendo, cosa che l'elite fa, non avendo altri dei, cose che l'elite fa, non impronunciando nomi, no, il nome di Dio in vano, cosa che l'elite fa, non santificando, cosa che l'elite fa, non onorando padre e madre, si vede oggi cosa stanno facendo, no, con l'eugenetica, cosa che l'elite fa, non commettere adulterio, atti impuri, ridiamo, no? Ci ricordiamo il buon Epstein, no? Che aveva le isole con le ragazzine a cui andavano sia Bill Gates, sia Clinton, sia il principe Andrea e tanti altri, no? E poveraccio, è morto dopo una settimana, si è ucciso. Devo andare oltre? Come mai però l'elite le cose le fa? Ma se Dio ha detto questo, come mai l'elite fa questa cosa? Perché non, non sono veri. Cioè non è quello il vero significato. Questo significato è solamente per coloro che, come noi, se vogliamo, o come voi, che non sanno il significato e si attengono, no, a una vita giustamente giusta, se vogliamo. No? È meglio averci queste cose e non farle, no? Che farle. Immaginatevi la città se non ci sono i 10 comandamenti. Che succederebbe, no? Ma in realtà questi 10 comandamenti sono appoggiati alle 10 Sefirot della Bibbia, della Bibbia della Cabala, e ai 10, risponderò alla fine, e ai 10 Clifot della Cabala. Quindi al numero 1, o Keter, noi abbiamo: io sono il Signore Dio tuo, non avrai altri dei, Dio, beh, altri dei al di fuori di me, non ti farai idolo né immagine, non ti prosterrai davanti a quelle cose. Vero significato che viene dato è quello che tutti possiamo immaginare: dobbiamo avere rispetto per l'immagine del Dio uno monoteistico e non avere gli dei. Qui possiamo parlare storicamente della lotta che Yahweh dovette fare, non parlo di lotte di UFO che si sparano alla guerra stellare, no. Sto parlando di lotta culturale, no? Di lotta archetipica, no? Che ha dovuto fare assolutamente Yahweh, se vogliamo, sia il gruppo che portava avanti Yahweh, che poi, no, è Aton, di Akhenaton, contro gli dei che c'erano, specialmente le idee femminili, perché davano un po' problemi, no? A loro, però. E venne generata l'Apocalisse per questo motivo, ne parleremo in futuro. Quindi, qui
non si diceva quello, quello era per il popolino. In realtà si dice che non avrai, io sono il Signore Dio tuo, io sono, leggiamo, io sono il Signore Dio tuo. C'è una duplicità, io sono e il Signore Dio tuo. Non avere altri dei di fronte a me, cioè non guardare altre immagini di fronte a te stesso, a me. Io non guardo nulla di fronte a me. Questa è una via, è la via alta, no? C'è solare, che è poi capita da maniera, diciamo, religiosa, viene vista come via lunare. Non ti farai idolo né immagine, perché tu sei figlio di Dio, se vogliamo, non ne hai bisogno di idolo e immagine. Quindi l'io sono, tu, quello che senti di essere, non ha bisogno di altre immagini, ma hai bisogno soltanto di essere di fronte a me stesso, cioè ossia all'unicità della divinità. Devi capire che il resto è una cosa secondaria. Quindi non ti prostrarai di fronte a quelle cose, ma non è soltanto prostrarti. Qui c'è un significato anfibologico molto potente. Non posso andare a fondo nell'anfibologia di questi termini, ma la non abitudine ad osservare i significati profondi delle parole getta nella confusione. Solo qui io sono, virgola, il Signore dovrebbe essere. Oppure io sono il Signore, il tuo Dio. Anfibologicamente, quando io dico io sono, che cosa succede? Succede che se io sto dicendo a qualcuno io sono, dico solo questa cosa, l'altro per capirmi capisce e dice io sono, si sente anche lui che è. Qui corrisponde a Keter, Keter è uno, l'uno senza secondo, è normale che non ci sono altri dei. Qui ti sta dicendo guarda che sei una monade unica, che non è possibile dividerti, sei una scintilla unica del gran fuoco cosmico chiamato Dio, non è possibile dividerti, sei simile in tutto e per tutto a Dio, perché sei suo figlio, quindi non ti prostrare di fronte a nulla se non di fronte a Dio. Dio non lo vedo io come maschio, eh? Per me Dio è maschio femmina. Infatti, da dove provengo, viene chiamato Ea, il maschio femmina. Quindi un Dio che non era né patriarcale né matriarcale. Patriarcato e matriarcato sono soltanto lotte inutili di menti che sono abbastanza basse. Chi è in alto non può vedere maschio e femmina, perché quando il corpo fisico si addormenta e si abbassa nel suo oblio voluto dalla divinità, perde la connotazione di maschio femmina. Dopo i sogni è quello che è l'uno. Io sono. Potrei continuare fino a domani, però devo andare oltre. E c'era una pratica che veniva data per usare, diciamo così, delle chiamate angeliche, in questo caso la chiamata di Metatron, l'angelo della faccia, delle facce, per poter dominare e schiacciare il Clifot, che poi è Tagirion, la doppia. E quindi c'era un rituale per, diciamo così, per attivare la parte alta della mente e per schiacciare la parte bassa della mente. Questo è il simbolo di Maria che schiaccia il serpente. Serpente indica la animalità dell'essere umano, ma indica anche il subconscio. E quindi schiacciarlo, non, ricordatevi che Maria non uccide il serpente, a ucciderlo lo fa o San Michele o San Giorgio, non Maria. Maria gli tiene il piede sotto e c'è sopra e c'è un motivo molto preciso di pratica in questo. Cioè, non immaginate che i disegni, i quadri sono fatti così. Ah, che bello, vediamo, facciamo, ma che bello Maria che tiene il piede sul serpente. No.
chi farà il seminario di pittura magica con i colori e i significati si renderà conto di questa cosa già all'inizio. Va avanti. Quindi l'uno ti sta dicendo tu sei uno, ed ecco che c'era una pratica per schiacciare il 2, infatti Tagirione il 2, per giungere a tornare a essere uno. Uno si è uniti con Dio, maschio, femmina, non Dio, direi Dio ha, o ha. Che strano questo ha, no? 2. Non pronunciare invano il nome del Signore Dio tuo. E questo era dato a Chochmah, ossia la parola, il verbo. Infatti non si deve pronunciare il verbo inutilmente. Io, quando venni addestrato a questo, mi venne proibito di parlare in una certa maniera per diversi mesi, per dominare la lingua e il verbo, perché da lì viene ogni nostro guaio, ogni nostra fortuna. Noi parliamo troppo. Noi diciamo troppo, noi ascoltiamo troppo. Perché? Ma cosa c'entra l'ascoltare? C'entra, perché tu quando ascolti qualcosa o leggi qualcosa, lo stai traducendo nella tua lingua e quindi stai parlando lo stesso. Quindi stai non mettendo in pratica il non pronunciare invano il nome del Signore Dio tuo. Qui dice Dio tuo. Pronunciare invano significa parlare inutilmente, leggere inutilmente, ascoltare inutilmente. Perché invano? Se andiamo a analizzare la parola invano, andando ad usare la tecnica anfibologica della lingua degli uccelli, noi la separiamo invano, dentro qualcosa, un vano. Il vano è un qualcosa, una stanza, un qualcosa, un buco, un qualcosa in cui puoi mettere. Quindi non pronunciare qualsiasi parola dentro qualcosa, cioè dentro uno stato d'animo particolare, perché altrimenti accade. E c'era un, come me l'hanno spiegato, ve lo sto spiegando, ma proprio così ve lo sto spiegando. Cioè, per ognuno c'era una. Se volevi starci, dovevi studiare, no? E non dovevi dire: ah, ma questo lo so, ah, ma questo sì, no, ma questo qui lo sappiamo, ma ci parla il nostro maestro interiore, lo sappiamo, non sento le voci che mi dicono, non abbiamo bisogno di questo. No, se volevi star lì, studiavi veramente. Tacevi e non davi pensiero, perché erano pensieri inutili legati a tutte le sciocchezze che avevi vissuto precedentemente. Quindi parlavi invano. Salto un pochino anche quello che dicevo, l'ho voluto accennare questo invano in quella maniera. Quindi tacevi, studiavi. Non dicevi, non pensavi significati di una scienza che non conoscevi, basandoti su tutte le stupidaggini e le imbecillità o le cose amene che avevi letto precedentemente e che non hanno a che fare niente con qualcosa di nuovo. È come voler andare a dare sentenze, a pensare, no? Di saperne di più o di saperne già qualcosa a un grande filosofo che ha passato la vita, tu non conosci filosofia, un grande. Ah già, che oggi ci sono tanti libri, quindi basta leggere un po', sentire YouTube, diventiamo maestri. State attenti alla trappola. Quello è parlare invano, perdere tempo, usare la lingua, l'ascoltare, la bocca, perché questo va a influenzare, come vedremo, la parte femminile che noi abbiamo. Femminile significa passiva, nel senso la parte emotiva, la parte, se vogliamo, del corpo sottile appoggiato al sistema nervoso. Parlare, 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 parlare invano genera continuamente confusione e di conseguenza non puoi percepire Dio, cioè la tua parte divina, e ossia eventualmente i nomi veri che si sono trasmutati. Perché
perché ogni Dio che noi pensiamo che sia Dio, se era un vero Dio, prima è stato sulla terra. Altrimenti Dio non è solamente diventa un parto del pensiero. Questa è una delle altre conoscenze altissime della scienza ammonia che è difficile spiegare. Io mi sento un po' delle volte nei panni, come nei panni del Kremers, delle volte, che parlava. E poi nelle lettere si metteva a piangere, perché diceva, ma non mi capisce nessuno veramente, perché tutti pensano di sapere tutto. Pensate, parlava nel 1920, 1919, meno male che non c'era internet. Figuratevi, poveraccio, se c'era internet. E quindi c'era la pratica, lo stesso con l'attivazione dell'angelo, ossia, come venne detto dal maestro dell'epoca, la tua parte superiore, cioè le intelligenze che vivono nella tua mente superiore e che andava a dominare e quindi a tenere a bada, a laccio, no? La parte inferiore, la parte ferina, se vogliamo, dell'essere umano, la parte nascosta, il subconscio. Demoni, si dice demoni. E poi il 3, osserva il giorno del sabato, però sabato, no, era una cosa che si ricollegava troppo al, come si chiama, all'ebraismo, e quindi l'hanno trasformato in cosa santificare le feste, ed è sbagliato, perché sabato corrisponde a Saturno, e qui proprio siamo al numero 3 ed è Binah, Saturno. Infatti anche Tritemio stesso, no? Il terzo libro della steganografia è tutto dedicato a Saturno, che è il Daimon. Quindi in realtà qui veniva detto, viene spiegato e tutto, osserva, santifica il rituale di Saturno, che è l'ultima sfera, ossia ama il tuo daimon, fai la pratica di Saturno, colui che divora e il tempo, per uscirne fuori. Quindi è sbagliato, ricordi, di santificare le feste. Rispondo alla fine, non ora. E cose che riguardano quello che dico. Quindi, chiaro? È una cosa pratica. E mi venne dato il rituale di Saturno, la tecnica di Saturno, che poi veniva spiegata in chiave molto nascosta nell'ermetismo tritemiano, no? Veniva chiamato l'abate nero, Tritema, no? Perché era che facesse magia nera, intendiamoci. Per darvi un'idea della potenza di questo essere, Tritemio, tutte le storie poi seguenti che si basarono su Faust tedesche derivano da ciò che si diceva di Tritemius, maestro di Agrippa e ispiratore, maestro di Paracelso e di tanti altri. Quindi qui era giusto, e quindi c'era la terza sfera binaria, ossia binamica, diremo così, e il rituale adatto che è il rituale di Saturno. Alla fine il rituale daimonico che tutti connettono al sole, no? Sì, è corretto, ma è, diciamo così, il daimon esterno, quello solare. Diciamolo la prima volta, dai, è la prima volta che viene detto. Il daimon nascosto vero si trova nel sole nero, che è Saturno. Non vado oltre, però ecco, vedete il collegamento, no? Saturno, il sabato è giusto. E poi c'era tutta, c'è nella Cabala una tipologia di pratica profonda e cose varie, quindi c'era anche il collegamento con le potenze saturniane, che poi sono potenze di trasformazione, no? La falce, no? Legati anche ai movimenti lunari, Saturno, Bina e la madre, legata alla luna, legato ai movimenti, sono 28 anni Saturno, 28 giorni della luna, quindi. E poi ti andava oltre, onora tuo padre e tua madre. Qui entriamo nel numero 4, Chesed. Chesed è dato alla grazia, corrisponde alla misericordia, e chi più del padre e la madre ti dà grazia e misericordia, ti ha generato, che sei de Giove, il padre di tutti, il cielo assoluto che ha generato il genere umano. Quindi sì, devi
Onorare tuo padre e tua madre, ma onorare è una cosa diversa, perché onorare deriva da on, e on deriva dal termine per Dio solare, on, e quindi on. Ora sta a significare una qualcosa che deve essere orata, cioè parlata, mediante i movimenti solari. Perché questo? Perché Giove è, perché prima abbiamo la Luna, Giove è legato, no, al Sole. Perché? Perché Giove ci mette 12 anni a fare un giro dello zodiaco, il Sole ci mette 12 mesi. Quindi c'era una pratica particolare per l'angelo gioviale, gioviano, che andava a schiacciare, no, la Clifotto, il demone profondo che abbiamo dentro e che quindi va a essere schiavo, a prendere l'essere schiavo tramite appunto il padre e la madre, il suo sperma e il suo sangue. Quindi si agiva su ciò che spesso io ho parlato come purificazione del sangue per liberarsi dalla genealogia. Non uccidere. Guarda caso, non uccidere corrisponde al numero 5, e il numero 5 è Gebura, il dio della guerra, Marte, il dio della morte, il dio dell'assassinio. E questo non uccidere era, è legato sì a delle azioni, certamente, ste, devi uccidere, ma era legato anche il non uccidere, quando si uccide qualcosa quando non si, come si dice, non si dà la possibilità al proprio pensiero di espandersi. Quindi fai espandere il pensiero e la pratica che stai facendo, diventa forte volontariamente senza essere distruttivo. E c'era la pratica con l'arcangelo di Marte che doveva schiacciare il demone di Marte. Non uccidere, però è molto più profondo. Diciamo così. Essendo marziale, ti stavano dicendo ai maschi e alle donne: non esagerate troppo a sprecare la vostra forza sessuale, perché è uccidere, specialmente ai maschi, la esseri. Spero di essermi spiegato. La mia non è pudore, vergogna delle cose, è semplicemente che io parlo come deve essere, con grande rispetto dell'alta scienza di cui parlo. Quindi non uccidere non è solo maschile, no? È anche femminile. Quindi è uno sprecare assolutamente ciò che sei. L'energia sessuale, se spiegata, sprecata troppo, e uccidere le tue possibilità e capacità, perché ti porta a uccidere la forza che è in te, non solo la vita che è depositata nel maschio e nella femmina è sacra dall'immortalità alla specie, sprecandola in, diciamo così, org inutili, e non voglio che mi bloccano, e uccidere. Non uccidere, non farlo. All'epoca era molto dato agli uomini questo, perché anche all'epoca non c'era, non mi ricordo, c'era nessuno di donna alla tavola, c'erano 30 persone, tutti maschi, le donne, avevano un'altra sezione. Però io poi ho allargato un po' la cosa, diciamo così, e c'è dentro anche la parte femminile, certo, perché se non c'è la parte, diciamo, no? Come si dice, di accoglienza femminile, se non c'è la parte di fecondità femminile, non è possibile dare buona vita. Vi do una delle prescrizioni a Moni, per esempio, una donna che da quando si è formato l'ovulo ha degli orgasmi indiscriminati, la forza del bambino che eventualmente poi dovesse nascere si abbassa via via a secondo quanti organi ha avuto. Lo dico per YouTube, non è che mi voglio che per
pensano che sia scritto una parola O. È chiaro? Quindi chi volesse avere dei figli, cose varie, dovrebbe avere, almeno nella vecchia maniera, poi nella nuova non lo so, e deve assolutamente preservare questa forza divina, perché è forza divina, è forza della vita, quindi sia maschile che femminile, preservarla. Attenzione che non è una questione di castità da cui poi è discesa la cosa, è una questione di intelligenza. Quindi sia per il maschio che per la femmina. Vedete oggi invece quello che succede. Ecco perché nascono sempre più stupidi. Più vai giù, ne togli a pezzo. E come immaginate la luna? È piena e poi direttamente si comincia a chiudere. Ogni orgasmo ha avuto. Non uccidere quindi queste possibilità. Non uccidere questi esseri, ancora di più anche per il maschio. Non commettere adulterio, poi trasformato in non commettere atti impuri. E qui entriamo nella sfera solare di Tiferet. Tiferet è armonia, è bellezza, è il sole. Cosa c'entra con adulterio oppure atti impuri? Atti impuri dovrebbero essere tutte le cose possibili che possono essere non in linea con ciò che la Chiesa ti dice. In realtà è adulterio. Ricordatevi che adulto e adulterio hanno la stessa base di termine, no? E Ad era anche il nome di un dio, no? Che ha la base come Adone. E Adone era il dio della bellezza, Adone era il dio solare della... era bellissimo, bello come un Adone, no? E guarda caso, nella Cabala è legato al sole. E quindi cos'è commettere adulterio? Non amarti troppo con la tua bellezza fisica, perché se ti ami troppo è peggio che tu ami molto te stesso, la parte esterna che poi passa, che amare un'altra persona. Se vuoi amare, ama un'altra persona completamente. Quello non è adulterio. Adulterio è ciò che essere belli come un Adone o bello come un Narciso, un'altra immagine sempre data a Tiferet, e quindi invece di fare la parte posta demonica, fai la parte buona, della parte cioè luminosa, e quindi non essere troppo egoico. E guarda caso, l'ego ha centro in Tiferet, e anche il daimon esterno ha centro in Tiferet. È molto strano, sapete, che nella mia esperienza in diversi ordini, quando arrivavano a questo grado, io penso virtuale, perché sennò non sarebbe successo, tutti esplodevano nell'ego, tutti si sentivano importanti, tutti diventavano maestri, tutti pensavano di essere entrati in contatto con il proprio gemello spirituale o daimon. Quindi commettevano un adulterio grandissimo, perché la parte egoica voleva possedere, diciamo così, ma il termine, tentate di capirlo, la parte divina. C'era Brahma, adulterio. Mentre quello non doveva essere fatto. Il fatto di un'iniziazione sbagliata a questi livelli si nota quando uno arriva qui ed esplode nell'ego, oppure si sente di fare una sua loggia, un suo tempio, si sente di voler insegnare, parlo pochissimo. Quello è l'adulterio. Ti senti adulto mentre non lo sei, e mentre questa è la sfera del bambino. Un'altra immagine di questo punto della salita è essere come un bambino. C'è un bambino, oltre al crocifisso che indica crocifiggi il tuo ego, cioè, e invece no, qui si commette adulterio satanico, perché si tenta di possedere il daimon e lui fugge. È come voler possedere la tua sposa con violenza invece di amarla. Questo è adulterio. Adulterio può essere appunto pensato così: se la tua compagna dice no, è no. Se tu insisti, quello è adulterio. Lo possiamo dire anche per gli uomini.
Se il tuo compagno dice no e no, e lo possiamo dire per ogni tipologia di desiderio. Ma questo applicatelo anche al vostro corpo, al vostro ego, perché voi siete fatti di ego e superego. Ma sotto c'è il desiderante, sotto c'è quello che è sempre la parte clifotica nascosta, il serpente nascosto. E quindi, ecco, anche qui mi venne dato un rituale in cui c'era appunto Michele, l'angelo, che trafiggeva il drago, e sì, perché in questo grado c'è bisogno che il drago muoia e che espanda il suo sangue e che poi risusciti, no? Qui ci sono tutti questi riti di questo grado, sono così, e quindi abbia la possibilità di risuscitarci. Bisogna che muoia, altrimenti non diventi bambino, perché non per niente il drago qui viene ucciso, o il serpente, che indica la sensualità, i sensi, perché è collegato con un bambino? È collegato con un bambino perché nei bambini non è svegliata la sessualità. Non c'è. Cosa che invece oggi si sta tentando di sdoganare la pedofilia. No? Là si vuole raggiungere. Io ho letto una cosa che mi ha fatto tremare i polsi. C'era scritto che, e lo mettono sotto traccia. No, meglio che non dico niente di questa cosa, però stanno tentando di sdoganare la pedofilia, sempre basandosi sui diritti umani. Va bene? Quindi, drago non è sporco, la sessualità non è sporca, la parte animale non è sporca, viene disegnata così, deve essere solo purificata. Deve essere solo purificata. Purificata. Uccidere non significa farlo morire, perché il drago che viene ucciso, cioè colpito dalla freccia, no? Dalla spada del San Giorgio di turno, dalla lancia, sta ad indicare la sessualità bassa, l'ego basso, che per poter amare il daimon deve andare in alto, non commettere atti impuri, cioè non commettere adulterio. Niente, per rispondere, c'è una legge, ci stanno una legge basata sui diritti umani, oggi si può fare tutto, che dice che è una violazione dei diritti umani se una persona ha delle tendenze pedofile e lo si blocca nelle sue tendenze, diciamo così. Sentirete parlare fra non molto. Ho detto questo. Questa è, state attenti, tenete gli occhi aperti voi che avete figli piccoli e figlie piccoli, ci stanno provando, da tanto. Bene, questo è il numero 6 è un punto molto particolare perché è il giro di boa della conoscenza, quindi ci sono tanti simboli da discutere, qui tante cose, quindi anche qui viene dato questo rituale. Che cos'è un rituale? Una procedura. Ora toglietevi l'idea soltanto religiosa, è una procedura di azione per attivare poteri della mente superiore che possono essere equilibrati, cioè andare ad equilibrare la mente sotterranea inferiore. Noi poveri cristi veramente come ego centrale siamo in mezzo e no? Da lì viene l'immagine del diavolo e dell'angelo che ci parlano alle orecchie, no? Uno è superiore, noi siamo in mezzo e siamo tirati, no? E qui ci dava la possibilità di essere in armonia, armonia, bellezza, equilibrio. 7. Non rubare. 7. Non rubare corrisponde a Venere. Beh, Venere è tutta la natura. Venere è la bellezza, Venere è la sensualità erotica, mentre Marte è la sessualità pura, no? Non rubare tutto ciò che è bello, non rubare la bellezza che è divina, non rubare l'amore e la sensualità, ma ti deve essere donata. Oggi è tutta rubata, no? Un esempio, anche quando andate in internet, prima era più raro, e infatti a me mi venne proibito di vedere giornali o libri che parlassero di sensualità, di sessualità, di arte, che non avevo fatto io. Quindi oggi è facilissimo, anche se una donna si mette in mostra, tu stai rubando, o un uomo.
tu stai rubando. Ricordiamoci che qui nel settimo e nell'ottavo comandamento sono tutte e due interdipendenti, non rubare e non pronunciare falsa testimonianza, lo vedremo anche. Quindi il non rubare indica proprio tutto ciò che è la ricchezza della vita. Venere rappresenta la ricchezza della vita, la bellezza, tutto ciò che è il lusso, tutto ciò che è la dolcezza, tutto ciò che possiamo vedere di bello che esplode nella natura. Non lo devi rubare, non è tuo. Ma rubare significa anche usalo finché ce l'hai, senza continuare a volerlo se non ce l'hai. Perché anche se passi da una parte e lo guardi e non è tuo, lo stai rubando. L'hai rubato. Quindi è un'azione data sul desiderio, sull'emozione. Perché 7 Venere indica l'emozione e il desiderio. Per rimanere tranquilli, beh, mai è stato detto. Vabbè, correggeremo il video. Quindi, che significa? Quindi veniva data un'azione angelica con l'angelo Anael, veniva detto che era l'angelo dell'amore purissimo, che andava a farti avere quella capacità di equilibrio della parte profonda, e quindi invece di volere con l'ego le cose, le potevi, le godevi per quello che, cioè le godevi per quello che sono. Difficile questo qua spiegarlo, perché tutti sono pieni di desideri, e quindi questo è un impedimento grandissimo, perché vengono dal profondo, ossia dal subconscio, e devono essere equilibrati con invece l'obiettivo del desiderio. Quante cose vogliamo inutili? Qua deve essere tolto le cose inutili, perché le cose inutili sono rubare. Le cose necessarie non sono rubare. Per fare un esempio, una persona troppo ricca, che ha tante cose che non usa, le ha rubate ad altri. Quindi quello è rubare, cioè accontentati di quello che ti serve, nell'istante che ti serve. E qui c'è la pratica della data, appunto, che c'era nella tecnica vecchia, dell'entrata in movimento della parte anelica, ossia superiore, alla parte profonda. Un attimo che rispondo. E poi andiamo avanti, e qui entriamo in Od, Mercurio, quello era Venere, questo è Mercurio, e quindi non pronunciare falsa testimonianza contro il tuo prossimo. Beh, a parte la cosa più semplice che possa essere la falsa testimonianza, Mercurio è legato al pensiero, è legato al parlare, è legato a tutto ciò che è le transazioni. Questo è molto indicato, lo fece anche Cristo quando cominciò a frustare i mercanti del Tempio. Non c'è più falso testimone di un mercante o di un commerciante o di colui che ha a che fare con il business, i fatti, e tutto ciò non dice mai, non dirà mai la verità. Quindi è contro il tuo prossimo, ma bastava non dire falsa testimonianza. Perché già di non arrivare a testimonianza è così, puoi farlo anche con te stesso. Quindi questo è dato a tutto ciò che è la sfera mercuriale, e quindi a tutto ciò che è la capacità di parola. Cioè, quando parliamo noi, fatevi un esame di coscienza, quando parlate con le persone, magari nessuno lo dirà, però penso che tutti lo sappiamo, quante cose dite vere e quante non sono vere? Mettiamo, state descrivendo un viaggio in un posto, quanto di quello che dite è successo veramente e quanto no? Quanto lo gonfiate? Questo non è un peccato in sé per sé, no? Dire invece di avere a che fare con di aver preso 2 pesci, ne ho presi 10 e ne hai presi magari 2, va bene, ma questo porta a voi la menzogna.
La menzogna, quindi una mente che non dice la verità, è una mente che assolutamente non può essere dominata. E di conseguenza, siccome sappiamo che la voce ha capacità di influenzare il corpo lunare, e lo vediamo nel 9, come vedremo, noi direttamente stiamo dicendo menzogne a noi stessi, di conseguenza c'è tanto caos, non si riuscirà mai a salire. La mente deve essere calma e deve essere detta solo la verità. Ho preso due pesci. Non è peccato, peccato è un termine che io non accetto. Io peccato lo accetto come pecca, nel senso che come un qualcosa, un tavolo che è scheggiato e deve essere sistemato. Io peccato non l'accetto. È semplicemente un termine per spaventare. In realtà significa per se stessi, se ti dici bugie a te stesso, non puoi conoscere la verità divina. Come puoi conoscere la verità della tua parte più vera, che essendo vera non può dire menzogna se tu dici menzogna? Quindi vi dico ancora, quante delle cose che dite e raccontate sono vere? Molto spesso per portare avanti un discorso in modo che non sia asciutto, che possa finire in 3 minuti, noi lo portiamo avanti mezz'ora. Questo è sbagliato per chi è su una certa strada. Assolutamente. Quindi, questo è. Quindi, sì, la seconda prova dell'iniziato è questa. Quindi, ma un attimo, finiamo. Potrei andare a lungo su tutti e 10. In realtà, io ci passai 10 mesi, un mese a ogni cosa, no? Poi, non desiderare la moglie del tuo prossimo. La moglie non è solo la moglie, ma è il corpo lunare. Quindi è uno, non desiderare l'energia del tuo prossimo, ma è anche non desiderare come lo devo dire per farlo capire. Allora, lo prendo da un'altra parte. Quando noi viviamo, parliamo, ascoltiamo, noi abbiamo tanti input che ci entrano nel corpo. Queste cose che ci entrano nel corpo vanno nella parte sistemica del appunto, sistema nervoso, quindi noi si imprimono. E cosa generano? Generano desideri, generano problemi, generano tutte queste cose. La moglie, nel linguaggio alchimico magico, è il corpo lunare. Non desiderare la cosa degli altri, questo è molto grave perché veniva dato spesso ai maghi questo, cioè non appropriarti dell'energia lunare altrui. Una cosa che veniva fatta negli ordini un po' oscuri era quello di cominciare e di usare i corpi lunari altrui per ottenere proprie magie. Cioè, in pratica, non è che è necessario soltanto usare il tuo corpo lunare, ma se sei bravo, oppure se sei di un'altra scuola, puoi usare i corpi lunari delle altre persone. Per esempio, un esempio nella Chiesa Cattolica o qualsiasi altra cosa che fanno un rituale e tutto un tutti là a pregare ad ascoltare, sono sensibilizzati e le cose che dicono penetrano nell'anima di queste persone, nel corpo lunare e si manifestano nella società. Quindi non desiderare la moglie del tuo prossimo, che fa anche il pandan con l'adulterio. Non è vampirismo, vampirismo è l'adulterio, se vogliamo, no? Vampirismo, per cui ecco perché dico possiamo andare avanti, figuratevi quanto possiamo andare, sto soltanto facendo uno screening, farvi capire cosa sono veramente loro. Qui siamo gli esod, siamo nel subconscio. Quindi siamo nel corpo lunare. Significa non usare i corpi lunari. Allora, i maghi prima, voglio essere più chiaro, i maghi prima, quando imparavano la tecnica, usavano queste tecniche che imparavano dal maestro sulla famiglia. Siccome la donna è recipiendaria per natura ed è fattrice per natura, no?
Basta capire che se noi siamo tutti maschi dentro, non possiamo fare magia, non possiamo fare magia, dovremmo avere per forza anche una donna esterna. Se invece siamo dentro maschio e femmina, possiamo fare magia, possiamo generare. Ma di solito c'è questa polarizzazione e quindi i maghi, all'epoca di scuola medievale e oltre, usavano il corpo lunare della propria moglie in determinati stati per ottenere dei risultati. Ma questo si può fare con tutti, se vogliamo, specialmente però con donne, figlie, mogli, amiche. Quindi è una specie di prendere un'idea, metterla nel corpo lunare di una donna che è molto sensibile, e poi questo che fa? Che cos'è, qual è la sua natura? Qual è la natura delle donne? Qual è? La natura, per quanto stanno tentando di sconfessarlo, lo dico, vi rispondete che qual è la natura femminile? Generale. Ho detto tutto. Mettere alla luce e partorire. Quindi, se dite a fianco a una donna, dite: maledetto me, che possa succedere, giuro che mi succede questo e questo, attenzione, perché viene impressionato il corpo lunare femminile, ve lo genera, ve lo dà questo figlio. Voi pensate che i figli sono solo fisici? No? È la storia di Lilith, no? Che genera infiniti figli, però bassi. Ho già detto tanto. Non desiderare la casa del prossimo tuo, beh, Malkut. Quindi Malkut è la materia, no? Né alcuna cosa che sono del tuo prossimo. Ma prossimo significa non soltanto delle persone, significa della materia, perché tu ti svegli la mattina e pensi che sono tue. Queste cose qua io penso che sono mie, ma quando mai? Non ce l'ho più tra un po'. Se fosse una cosa mia, l'unica cosa che è mia è soltanto il mio senso di essere, che è divino, perché sono figlio di Dio. Dio significa maschio o femmina, eh? Attenzione, troveremo un termine migliore, ripeto, Ea era all'epoca, quindi l'androgino, no? Quindi non attaccarti agli oggetti, perché sono passeggeri, fai una stupidaggine se pensi che sono veri e lotti per averli. Ora è chiaro che la spiegazione non desiderare gli oggetti degli altri è la casa, ma ricordiamoci che casa, che Malkut indica anche un regno, una casa, un posto, indica anche il corpo fisico. Non ti attaccare troppo al corpo fisico, perché non è tuo. Dici, ma come non è mio? E certo, lo domini il corpo fisico, puoi fermare il cuore? Puoi non vedere a comando? Nel senso, anche se chiudi gli occhi, vedi le cose, ma puoi non vedere più niente? Puoi dirigere tutte le varie cose che hai dentro? Puoi? No. Puoi volare? No. Puoi campare 200 anni? No. Quindi il corpo non è tuo, è di un altro. Quindi non desiderarlo, questa casa, queste cose, non desiderate. E c'erano le pratiche dell'angelo di Malkut, Sandalfon, che in cui veniva invocato, lavorato in una certa maniera, magicamente, alchimicamente, affinché, attivando le parti alte della mente, potesse dare un certo controllo a quello. Ma ci sono cose molto più profonde. Io ho fatto un excursus che è durato un'ora, ma questo va avanti per... non ce ne si può andare molto a fondo, voglio dire, andate a studiarvele, voglio dire. Bene, questo è una piccola idea dei veri significati dei comandamenti, dei 10 comandamenti. Sono 10 come le 10 Sefirat, quindi 10 come i 10 Clifot, uno dell'altro, uno che deve dominare l'altro, perché altrimenti siamo veramente rovinati, ok? Poi, chiedo scusa se a volte faccio troppe domande, troppe curiosità. Sì, però non possiamo fare cose fuori, off topic. Non sono, c'è chi ascolta non deve fare cose off topic, quindi facciamoli questo. Se hai domande di altro, mi fai diversamente. Quindi, lo so che vuoi, scrivi. Bene, se vi piace, mettete un like, cioè mi fa sempre piacere se vi piace. Lo so che molti non possono essere d'accordo, ma specialmente magari in tradizione cattolica, ma alla fine non ho detto niente di così diverso dalla tradizione cattolica, no? Forse gli stiamo dando un pochino di luce andando a vedere anche non
questo essere che appare e dice qualcosa, perché finché c'è un essere che appare e dice qualcosa non sappiamo se è vero, però se lo vediamo direttamente come una pratica vera, quale è, quale è sempre stata legata alla scala e alla salita dei numeri, le cose cominciano a chiarificarsi. Allora non esiste il peccato di pensiero. Peccato di pensiero, tu puoi peccare solo contro te stesso, anche quando fai del male a qualcuno o pensi uccido quello, voglio fare questo, tu ti stai rovinando da solo, ti stai rovinando. Quando pensi stai influenzando te stesso, non certamente l'altra persona. Prima di influenzare l'altra persona ce ne vuole, ci vuole una potenza mentale molto forte e alcune, che credimi, pochissima gente c'ha, quindi è un scheggiare te stesso, pecca, è uno scheggiare te stesso, quindi tanto vale non pensare, oppure lasciar perdere il pensiero, non pensare, ah sì, ok, non mi interessa, lasciarlo andare. Perché non scrivi un libro sulla storia dell'esoterismo e le differenze tra esoterismo occidentale e orientale? Ci sono tanti libri che dovrei scrivere, io vorrei incollarmi qualcosa, non è una brutta idea, anche perché io insegno la via occidentale, non è una brutta idea, non è una cattiva idea, però sai quanta gente io scontenterei? Io penso che mi aspetterebbero sotto casa. Ma quello che posso fare magari è fare qualcosa di più semplice, delle dispense, delle cose, non sarebbe male, poi raccoglierle e fare un libro, degli incontri. In pratica ogni cosa antica nasconde pratiche tecniche, in realtà anche l'Eliade, certo, io ne volevo parlare dell'Eliade è una... dice anche l'Odissea, no? L'Odissea stesso nasconde. Ogni cosa antica era generata per insegnare. Non è come oggi. Oggi c'è la caduta nella scienza, che scienza non è, perché non sa niente, è cieca come la lumaca. Anzi, le lumache con le cornine toccano, meno male, si sanno dirigere. Quindi sì, anticamente era questa la strada, venivano dati i vari significati, se leggi anche Dante ne parla, ci sono quattro significati nell'insegnamento, da quello più basso fino a quello ontologico più alto, ed era secondo le menti che potevano comprenderlo. Poi, può dire qualcosa di più su Maria che schiaccia il serpente? Maria è il corpo lunare purificato, se tu sei isolato dalla corrente della terra, ossia dalla parte completamente animalesca dell'essere umano, quindi dal tuo subconscio che fermenta sotto, quindi l'hai purificato e invece di oro nella ganga l'hai fatto diventare oro lucido, ossia hai smesso di pensare in termini solamente egoistici, solamente a te stesso, solamente come un corpo che nasce, muore, deve prendere, e hai smesso di soggiacere eccessivamente alle spinte sessuali eccessive, le spinte di possesso, le spinte di piacere, ed entri in uno stato di tranquillità, proprio tranquillità e neutralità, quella è la Maria. La Maria diventa vergine, quindi mette, si dice Eva diventa Maria, e mette il piede sul serpente, cioè ha la capacità di dominarlo e non di ucciderlo. Ora ecco che vergine non significa non fare sesso, non fare quello, no, significa avere la capacità di dire no, oppure di volerlo, e non avere nessuna controreazione, no, ma però no, e essere nella neutralità assoluta iniziatica. Quella è la Maria, la purificazione. Lo puoi fare con la magia, lo puoi fare con la deprogrammazione, lo puoi fare con l'alchimia, secondo le varie vie, lo puoi fare col respiro, lo puoi fare con tante cose, come ho detto ieri. Poi, purtroppo, certi pensieri intrusivi, un attimo, negativi, sono difficili da cacciare. Poi ho capito che era meglio ignorare. Ignorali, o usi il contrario o li ignori, lasciali andare. Ricorda, il pensiero, se è privato della tua attenzione, perde forza. Se tu non ti interessi, ti nasce, non mi dà interesse, non mi dà interesse, non mi dà attenzione, se ne perde forza e sparisce. Buongiorno, cosa si può dire dell'undicesima Sefirot? Beh, l'undicesima Sefirot è la Sefirot della conoscenza, no? Quindi l'undicesima Sefirot è legata a tutto ciò che è la conoscenza, è quello di cui stiamo parlando. Questa, stiamo parlando proprio della conoscenza, e poi ha altre capacità, è l'ingresso in un nuovo universo, è l'ingresso nella creazione del proprio universo personale, e ha come base pratiche differenti da certamente dai 10 comandamenti, no, migliori, diverse, e quindi è qualcosa di diverso.
è qualcosa che deifica l'uomo, 1, 10, il 10, Dio, cioè tu devi diventare uno 0 per poter giungere a Dio, l'1. Nell'11 tu diventi pari a Dio, viene chiamato satanismo, viene chiamato cose varie, quindi ecco perché viene maledetta. In realtà è la conoscenza, e la conoscenza ti rende pari a chi te la dà. Questo è il problema dei signori che te la dà. Poi, metto una domanda informativa: ci sarà un proseguo delle tre lezioni di astrologia che sono in acquisto in online? Sì, sì, ci sarà. Lo sto studiando e mettendo in. Sì, tutte ci sarà, sicuramente. Sto lavorando. Tratterà Dante? Sì, volevo trattare Dante, però è talmente ampio che pensa che sono fermo nell'idea di fare, che faccio? Lo faccio così en passant tutte e tre i canti, e ne faccio un pezzo, ne faccio un altro pezzo, cioè dovrei fare più trasmissioni, però sì, come no? Dante che era uno dei fedeli d'amore, ma scherzi, certamente, anche il Petrarca, per esempio, il Boccaccio, no? Sono tre vie, la via dantesca, la via... Petrarchiana e la via boccaccesca sono tre modi di arrivare alla conoscenza. Boccaccio è più carnale, diciamo così, mentre Petrarca è più animico e Dante è più spirituale. Avremo modo, sì, sto pensando come farlo. Ma come mai ho sempre avuto l'impressione che il sabato c'è grande energia mentre la domenica c'è una caduta a livello energetico? Lo diceva anche Leopardi, il sabato deve... Sì, questo viene dall'aspettativa. Se invece di dirti, guarda, domenica, cioè sabato è l'ultimo giorno del lavoro, ti dicessero mercoledì è l'ultimo giorno del lavoro, la mente collettiva creerebbe un senso di aspettativa e sarebbe il martedì o il mercoledì la stessa cosa. È una questione di aspettativa mentale. Nei posti dove non si conoscono queste cose, sabato è come se fosse, cioè non si chiama neanche sabato, non c'è aspettativa. Io vedo qui con il Natale, no? Sono un po' di Natali che ho fatto qui, mentre noi abbiamo un'aspettativa, qui sì, ti mettono, ti addobbano le cose, ma non è che sì, non c'è aspettativa, no? È così con il sabato. A parte poi che noi è stato generato nel salterio della settimana per le pratiche planetarie, ma perché si deve chiamare sabato? Questo è un altro discorso, no? È sempre legato alla scienza dei nomi, Shabbat, e poi sarebbe Shabbatai, Saturno, alla scelta dei nomi cabalistici che debbono generare mediante nome e forma un girgulim, cioè una specie di vortice che possa creare qualcosa. Da qui ti fa capire che una civiltà e una società è generata da persone che pensano, generano, scrivono e quindi di conseguenza generano vortici e cose nel mondo astrale che generano quella società e prima o poi passerà. Quindi perché deve chiamarsi sabato, deve chiamarsi in altro modo? Perché il calcolo sabato ha una certa ricaduta a livello di leggi eterne, di numero, di suono, di armonia e di lettera. Un inchino a te. Poi è sbagliato a santificare le feste di domenica invece di sabato, ma il fatto della domenica è domenica deriva da Domenico, ma deriva anche da Dio, da Gesù in pratica, Dominus, no? Quindi in pratica abbiamo il venerdì che è festeggiato dagli islamici, il sabato è festeggiato che poi non è simpatica la cosa. Sabato dagli ebrei, la domenica è stata scelta dai cattolici, voglio dire, no? Le streghe lo festeggiano il lunedì, e quelli che si occupavano all'epoca dei misteri di Mitra il martedì, coloro che si occupavano dei misteri di Hermes il mercoledì, coloro che invece erano amministratori e quindi dei misteri gioviani il giovedì. Come vedi, è tutta una questione di società, come ho detto prima. Non dico altro perché potrei offendere le religioni, non voglio assolutamente, però c'è una scelta, proprio diciamo, vabbè, facciamo il venerdì, tu il sabato, si vogliono diversificare, no? Però già il fatto di dare nomi, no? Nomi, ore, cose, c'è un motivo ben preciso, ma possiamo dare qualsiasi nome. Il nome viene dato secondo la tradizione che stai seguendo, se ha un significato. E dare
Dominus viene anche da un significato molto problematico, cioè molto pesante, voglio dire, ed era legato anche a ciò che accadeva a Roma, quando veniva festeggiato il Sol Invictus, e al Pantheon, perché pochi sanno che il Pantheon era generato direttamente, era fatto direttamente per un'ascesa fino al Sol Invictus. Ne parleremo. È legato a questo, ai giorni, ai nomi. Poi, anche oggi in ritardo, ma mi riguarderò più. Va bene, non c'è problema. Saluti a te e buon sabato. La parte animale si calma quando si integra con le parti più alte o si tratta più di un'immagine in cui viene domata? Beh, dipende la via che fai. Dipende la via che fai. Se fai una via più religiosa, ha bisogno di essere domata piano piano. Beh, io ti risponderei con ciò che rispose un maestro Zen. C'è un libro, I Dieci Tori, si chiama. E c'è, no, l'immagine di un praticante che porta il toro nel recinto in due maniere, bastonandolo, e questo fa tutte le sue cose, immaginate, un toro alla fine ci riesce, ma oppure con una carota davanti, o il cibo, e questo gli va. Quindi è una questione di tecnica, quindi il subconscio non va soppresso, il subconscio va amato. Capito? Voi non siete peccatori. Se pensate che siete peccatori, è più fatto pensare per potervi dominare. Non siete per nulla peccatori. Il subconscio non va soppresso, va capito, va amato. Bisogna integrare le tre parti dell'essere umano. Non siete per niente peccatori. Peccatori sono gli altri che vi dicono queste cose, non dire falsa testimonianza. C'è un legame tra le Sefirot, 10 comandamenti, come li ha spiegati, e la Tetractys. Certo che c'è un legame. Sì, infatti l'ho detto. Come ne ha parlato Ambelene nel suo Alchimia Spirituale? Sì, c'è un legame, certamente. Quando si parla di Sefirot c'è questo legame a Tetractys. Poi, tra l'altro, Ambelene parla in maniera, diciamo, ebraica, ma in realtà Tetractys è una cosa pitagorica, quindi è una cosa, dovremmo andare ancora un pochino più a fondo, no? Se noi calcoliamo, vediamo quello che ci vuol dire la Tetractys è 1, una pallina, 2, due palline, 3, tre palline, 4, quattro palline, e quindi il tutto diventa 10, il che significa che alla fine la manifestazione si ferma a 4. E infatti nell'inizio dei, sì, vedo, dei documenti che mi venivano dati tanti anni fa c'era la manifestazione 1, 2, 3, 4. Io deva uè 1, 2, 3, 4, poi questa si sdoppia, diventa cubica e da lì nasce l'universo. E dentro l'universo è contenuto tutta la vita che c'è. Ma un cubo e gli altri cubi? Quindi c'è un, come dico io, c'è un cosmo e poi vari universi che in questo caso hanno forma cubica, non sferica, perché il cosmo ha forma sferica, il cubo e gli universi in forma cubica, ecco la quadratura del cerchio. Vabbè, poi. Buongiorno, come cosa intende per satanismo? Non è una visione sempre. Sì, lo uso. Lo uso effettivamente. Diciamo, allora, che cosa intendo per satanismo? Allora, cosa non è il satanismo? Satanismo non è quello che viene pensato. Lo uso perché la maggior parte delle persone usa questo termine per farmi capire. In realtà io intendo l'essere umano che è completamente schiavo egoisticamente delle cose e che fa ogni azione in assoluto obbligo verso il suo ego, verso la soddisfazione solamente fisica, non riconoscendo anche un elemento superiore. Quindi non intendo il satanismo, quello in cui chi sente venera Satana. Mi correggerò in questo perché effettivamente però l'ho usato per far capire agli altri. Dirò, diciamo, cose oscure. Quindi sì, effettivamente è così, hai perfettamente ragione. Vedrò di usare un termine più attagliato. Deve farmi capire, però sì, effettivamente è così, con tutto il rispetto di chi ha Sat o Set come Dio. Poi, ma il giorno della settimana in cui si nasce ha una particolare influenza? Per esempio, essere nati di sabato indica avere. Ma io più che guardare questo, i nomi della settimana, guarderei le influenze stellari, quindi le influenze planetarie, no?
quindi sì, ha importanza a livello di ore magiche, però hanno un discorso di background abbastanza pesante, voglio dire, no? Quindi quello è che è molto importante. Aspetta un attimo. Quello è molto importante. Quello lì è una cosa molto, molto importante che noi dobbiamo essere attenti a questa cosa qua. Poi, il seminario della pittura magica ancora deve essere deciso, quindi non c'è problema, sarà sicuramente avvisato, ok? Cioè sarà direttamente avvisato. Poi, però c'è questo mese, poi, ma il sole invitto è collegato al sole cristico? Sì, se vogliamo è un'idea simile, il sole invictus è legato a ciò che era il sole cristico, a ciò che era Cristo, l'unto e tutto ciò che erano gli dei solari. Poi, sono anni che bloccano l'accesso al centro del Pantheon, mettono un cordone attorno. È un peccato perché il Pantheon era assolutamente una cosa molto, molto importante ed è molto proprio importante a livello di conoscenza. Quindi è un peccato veramente questa cosa. Poi, buongiorno, buongiorno a te. Anche, beh, ascolti tutto senza nessun problema. Bene, il fatto è che i 10 comandamenti, se li studiamo e li pratichiamo veramente come devono essere, ci portano a livelli veramente molto alti di pratica alchemico-magica. Bisogna semplicemente riuscire a praticarli. E solitamente venivano date le pratiche a persone molto, diciamo, cioè molto addentrate, no? I vecchi preti. Vecchi erano appunto avvezzi, salendo sempre più a fare questa pratica. Poi ripeto, oggi si è perso tutto. Bene, vi ricordo che questo mese ci sarà il seminario su Od, appunto, e appunto sulla liberazione tramite la capacità di uso delle forze cripotiche diciamo, subconscienti che ci tengono schiavi, e quindi sarà fatto questo seminario a proseguo degli altri due. Se siete interessati, vedetevi 1984 di Orwell, o al limite leggete il libro. Poi sarà fatto il seminario come si chiama? Sulla scrittura automatica, quello è molto importante, verrà descritto come poter fare questo in tutta sicurezza e generando un canale che possa essere vero, non è channeling, parlo di altro, su base magica, quindi su base millenaria, cosa che facevano anche tranquillamente, che facevano anche i sacerdoti e le sibille di un tempo, quindi non è una cosa medianica, là per là, che non sai chi viene, con chi parli, è diverso, sì? Questo può aprire veramente la corrispondenza con psicurgica, con i mondi spirituali, anche con la parte profonda di se stesso, quando hai dei problemi, non sai come mai questi problemi. La tecnica per capire e far emergere, parlare, ecco, perché noi siamo bloccati in centro come nostra personalità, ma sotto c'è una persona, sopra c'è un'altra persona, una più si pensa inferiore, l'altra superiore. Quindi impariamo la capacità di collegare l'alto e il basso, proprio come la funzione dell'ermetismo e quella dell'uomo. Io vi saluto e vi do un buon sabato. Un abbraccio, spero che abbiate apprezzato tutto questo. Per chi non l'ha apprezzato, forse dovremmo magari parlarne di più, però se l'avete apprezzato mettete un like e se volete fatelo ci sentire, che ci può veramente aiutare e magari potete aiutare gli altri. Arrivederci, buon fine settimana.